Rete ci assiste, siamo connessi. Vediamo se riesco a far partire il video party di questa nuova diretta dal Covo delle Ladra prima che voi iniziate a connettervi. Queste sono le mie piccole sfide serali che tutte le sere alle 19:30, alle 18:30 io mi prendo con voi. Forse ce la facciamo, ma come al solito incomincio a perdermi. Qui eccoci qua, condivido. Non si può condividere perché non me lo fa condividere. Voi intanto state, fate i bravi e non vi connettete ancora. Perché? Perché io non riesco a connettermi. Eccovi, vedi, voi già arrivate e io non riesco a condividermi. E vabbè, pazienza, ragazzi, sono una capra, sono veramente una capra, potete dirlo, ditelo. Mariana, sei una capra. va bene, a parte gli scherzi, eccovi che vi state, che state arrivando, che vi state connettendo. Ciao Manuel, ciao, benvenuto. E allora, si parla di gialli, si parla di noir, si parla di cose belle, come diceva Barry, certe cose non accadono che di venerdì e noi di venerdì facciamo accadere il meglio. Cioè il venerdì nero Rizzoli. Abbiamo già iniziato, ormai siamo penso al terzo appuntamento, se la memoria non fa guai. No, sono Mariana. Ciao Sebastiano, ciao Daniele. Insomma, se la memoria non mi inganna, ciao carissima Claudia, benvenuta. Se la memoria non mi inganna, siamo già al terzo appuntamento qui dal Covo della Ladra, al quarto, perdono, appuntamento qui dal Covo della Ladra con i noir della collana Nero Rizzoli, che noi abbiamo ribattezzato un po' Venerdì Nero Rizzoli, perché mica tutti i venerdì sono brutti. E noi oggi abbiamo come ospiti. Come ospite, un autore, che però sono due autori. Io non so se voi lo avete già letto, se sapete di chi stiamo parlando. Io adesso ve li faccio vedere. Siete pronti? Siete pronti a scoprire i nostri ospiti di questa sera? Eccoli qua che si palesano. Ciao, Guglielmo Ciao. Pispisa, giusto? Esatto, Pispisa, bravissima. Buonasera. E già del Andretto, che qui siete in veste di, come vi chiamate? Marco Felder. Tu dovevi dire Marco, io Felder. Non ci siamo messi Porca d'accordo. miseria. Niente, il siparietto è fallito, tutti a casa. Ah, Mi siamo era già a casa. venuto. Siete compagni di Marco Felder, l'autore che voi avete creato e che ha scritto e pubblicato con appunto Nero Rizzoli tutta quella brava gente, il noir di cui oggi vorremmo parlare. Ma attenzione, attenzione, non stiamo parlando di un noir qualsiasi, e qui lo devo dire, non stiamo parlando di un giallo qualsiasi, perché i nostri due autori, cioè il nostro Marco, è riuscito a cogliere e a mostrarci una realtà che è doppia, ma doppia veramente. E ora capiremo prima perché. Però io ora voglio chiedere ai nostri amici, ai nostri ospiti, quindi Guglielmo e Giadel, se per favore, adesso non so se vi siete messi d'accordo, non lo so, ci raccontate la trama, perché la libraia ha un problema, spoilera tutto, come facciamo? Quindi dovete farlo voi. Quando le facciamo qui fisiche, di solito abbiamo un minuto e mezzo. Adesso, vabbè, non ce l'abbiamo il minuto e mezzo. Quindi raccontateci la trama di tutta quella brava gente. Vai, andate, Ok, chi faccio comincia io. io? Va bene, poliziotto messinese trapiantato a Roma viene trasferito forzatamente a Bolzano, dove incontra altro poliziotto bolzanino. Dopo varie incomprensioni diventano amiconi, si mettono d'accordo e indagano su degli strani casi di omicidio. Dobbiamo aggiungere qualcos'altro? Qualcosa sull'ambientazione, magari lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo. Intanto ti ringrazio, Guglielmo, per averci riassunto così bene la trama. Voi ci credete che sto ancora cercando di far partire il video party? Io sono l'imbranata totale e assoluta. Cioè, vabbè. Non Poi preoccupatevi, tanto non abbiamo idea di che cosa sia un video party, per cui va tranquilli. benissimo.
tranquilli, praticamente la condivisione della diretta, quindi su altri profili. Eccoci, adesso siamo partiti. Ok, allora abbiamo grazie intanto per la trama e la sintesi, perché prima ho detto che è un noir che sembra un semplice noir ma non lo è, e ce l'hai dimostrato tu, Guglielmo. L'abbiamo riassunto in tre parole: ci sono questi due personaggi che sono i due cardini, se così vogliamo dire, intorno ai quali gira la storia, cioè Gaetano, detto Tanino Barcellona, e Karl Rottensteiner, spero di averlo. Karl Rottensteiner, sì. Ecco, vedi, la pronuncia giusta, Rottensteiner. E siamo in una città molto particolare che secondo me è un po' il vero protagonista di tutta questa storia. Ragazzi che ci state seguendo da casa, il giallo, il noir ve la dovete leggere, noi di più non diremo, sono affari vostri. Se è un vero serial killer quello di cui stiamo parlando, se non lo è, lo dovete scoprire voi, tanto gli indizi ci sono, li hanno lasciati e dovete ricostruirvelo voi. Però la cosa bella che mi ha coinvolto tantissimo nel vostro romanzo parte proprio da Bolzano, e la mia prima domanda è questa: perché Bolzano? Che sembra facile come domanda, ma non lo è. A te, Giada, mi sa. Chi risponde? Tu, Giada. Vai. Perché Bolzano? Prima di tutto perché è una città che una parte di Marco Felder conosce bene, cioè io sono di Bolzano, anche se sono 20 anni che non la frequento, ma sono nato e cresciuto a Bolzano. Secondo, perché Bolzano è una città che potrebbe essere consacrata a Giano Bifronte, perché da un lato è forse la città, no, col tenore di vita più alto d'Italia, la città dove si vive meglio, la città delle ciclabili, la città del mercatino, la città dell'opulenza, del benessere e della convivenza. Tutto questo ovviamente però c'ha un rovescio della medaglia che è molto molto tenebroso e molto oscuro, perché Bolzano, dovete sapere, è stato ad esempio il luogo dove ha avuto origine, o comunque dove ha avuto inizio, il terrorismo su suolo italiano, e ha avuto anche fine, perché gli ultimi attentati terroristici su territorio italiano si sono verificati nel 1992, parlo di bombe naturalmente, le ultime bombe su suolo italiano messe da gruppi terroristici sono scoppiate a metà degli anni 90. E questo è un aspetto, ad esempio, della Bolzano che non si conosce. Io ricordo benissimo che noi bolzanini di una certa età ci svegliavamo nel cuore della notte sentendo il boato delle bombe. Non credo che in pochissime altre parti d'Italia, immagino che questo sia successo, perlomeno alle persone della mia età. È chiaro che chi ha vissuto la guerra, insomma, è stato svegliato dalle bombe. Non solo, negli anni 80 e fino agli anni 90 Bolzano ha avuto un'altra, oltre alle bombe, in contemporanea ha avuto un altro primato interessante: è stata la capitale italiana dei serial killer. Ne abbiamo avuti più di tre tra gli anni 80 e gli anni 90, tra cui il famoso mostro di Bolzano, Marco Bergamo ad esempio ha ucciso la figlia del mio maestro elementare con 27 coltellate nell'appartamento accanto a quello di mio madre, per cui insomma mi svegliavo con le bombe e andavo in giro di notte con gli amici, e in giro c'era un pericoloso assassino. Per cui da un lato, appunto, ripeto, c'è quella Bolzano lì, quella dei mercatini, delle ciclabili e del welfare, ma dall'altro lato c'è la Bolzano delle bombe e dei serial killer, per cui era la città perfetta per mettere in scena quello che volevamo raccontare. È anche la città stavo leggendo il commento, dopo rispondo. È anche una città che era perfetta per ambientare la storia che volevamo raccontare, perché è una storia che parla di alterità, dell'altro da sé. A Bolzano ci si confronta continuamente con l'altro da sé. Lì si parlano due lingue, fuori da Bolzano anche tre, ma lì si parlano due lingue, e ci sono due popolazioni che vivono a contatto. Io dico sempre che hanno, come dire, a livello fisico è una questione quantistica, perché le loro particelle, come dire, occupano lo stesso spazio, ma vibrano a velocità diverse. È come se ci fossero due città. Se tu fai parte della comunità italiana, frequenti gli italiani, vai nei bar degli italiani, nei locali degli italiani. Se invece frequenti quella tedesca, vivi in altri locali, in altri bar, e vedi altra gente. Potresti anche non incontrare mai nessuno in una città così piccola di una delle due comunità. Per cui a livello filosofico quasi ci interessava tantissimo, come in tutti gli altri romanzi che abbiamo scritto con Kaizen, lavorare sulla questione dell'altro. E lì è proprio percepibile.
Sì. È chiaro che ultimamente, negli ultimi decenni, l'Italia si sta confrontando a sua volta con la questione dell'altro da sé, ma lì è proprio una questione che ci portiamo dietro da centinaia d'anni, da un centinaio d'anni, perché Bolzano dagli anni 20 praticamente è diventata italiana, ma è ancora oggi in sostanza è una colonia italiana, perché quello è territorio austriaco colonizzato dagli italiani e ha tutta una serie di contraddizioni in essere che spuntano da ogni lato. Ad esempio, Bolzano è una città, chi l'ha visitata forse lo sa, al centro è un centro storico mitteleuropeo, sembra di stare in Austria, no? Sembra di stare in Germania. Però, come dire, in contrasto a questa sua, suo carattere. Scusami se ti interrompo, Giadel, ma Emanuele sta esprimendo ciò che io penso. Quando tu hai cominciato a parlare, sembra di essere nella città, e la città di China Mieville è straniante. È verissimo. E io infatti vi interrompo un attimo perché ho un'altra domanda da farvi proprio su questo estraneamento. Mi sono perso il primo pezzo. Di cosa parlate, Federica? Stiamo parlando di tutta quella brava gente, un noir pubblicato, eccolo, vedi? Tu ce l'hai, il mio è rimasto nel retro, ragazzi, sono bloccata qui da 2 ore, non riesco a raggiungere il resto della libreria. Cosa stavo dicendo? Sì, tutta quella brava gente, pubblicato da Nero Rizzoli e scritto a 2-4 mani, cioè da Guglielmo Spispisà e Giadel Andreitto, alias, vabbè ragazzi, io oggi con i nomi... Marco Feller. Un disastro, sono veramente un disastro. E quindi a Bolzano sembra di vivere una città nella città. Allora, proprio di questo doppio, che un po' sembra quella di cui ci racconta anche China Mieville, proprio di questa duplicità, di questo doppio che alle volte è straniante, alle volte è fin troppo calato, ti fa sentire fin troppo calato in questa duplicità, voi ci mettete come rappresentanti non un semplice italiano, ma addirittura una persona, che è appunto il nostro Tanino, che viene dall'altro capo dell'Italia, in un posto dove c'è il mare, c'è il sole, c'è il caldo, e qui fa un freddo porco, e la gente a stento ti guarda negli occhi quando ti parla, è fredda, è lontana, tu gli rispondi in italiano e loro ti rispondono in tedesco. Però, allo stesso tempo, Tanino fa una cosa che non so quanti di noi farebbero, cioè si prende in mano un libretto, un quadernino, e incomincia a scriversi tutte le parole che trova in tedesco perché vuole imparare quella lingua. E allora, cioè, da una parte un messinese, dall'altra parte il suo compagno, il suo collega, che è appunto Rottensteiner, che non so, Carl, che è l'emblema e rappresenta benissimo questo essere così algido, questo essere così bolzanino, si dice così, bolzanino? Sì. Da dove nascono questi due personaggi? Chi fa nascere Tanino? Chi fa nascere Carl? E soprattutto, anche a detta vostra, che cosa rappresentano? Quali sono i due mondi di cui ci stanno parlando, di cui in parte ci hai già accennato tu, Giadel, però insomma c'è anche un po' di più. Anche questa cosa della lingua poi la andiamo anche a recuperare, perché mi ha colpito molto. Vai! Vado io? Sì, vai tu. Nascono da discussioni, decine di discussioni alcoliche per lo più, che abbiamo avuto negli anni con Giadel, perché in realtà questo è un progetto che vede la luce l'anno scorso con Rizzoli, ma era in gestazione da tanto tempo, perché così appunto chiacchierando ci chiedevamo sempre perché non scriviamo un giallo, non abbiamo mai scritto un giallo classico puro. Quelli proprio con il poliziotto, investigatore, l'assassino, eccetera. Perché non lo facciamo? E parlandone siamo arrivati alla conclusione che la cosa fondamentale, insomma, ce ne eravamo accorti probabilmente già da lettori di gialli, ma da scrittore ne abbiamo avuto la conferma, la cosa fondamentale nello scrivere un giallo è azzeccare i personaggi,
azzeccare il protagonista, in questo caso sono due protagonista, ma insomma l'investigatore è un elemento fondamentale, il plot sicuramente ha la sua valenza, un intreccio interessante, avvincente, con colpi di scena, tutto quello che vuoi, ma l'intreccio è servo di qualcos'altro, è uno strumento, e quello che fa veramente la differenza sono i personaggi in realtà è l'ambientazione, naturalmente. L'ambientazione, qualcosa già l'abbiamo detta e ne diremo ancora più avanti, riguarda i personaggi, un po' effettivamente derivano dall'ambientazione e da quello che volevamo rendere, cioè appunto questo senso di estraneamento, di alterità, questa difficoltà di confronto identitario, e quindi ci è venuto naturale anche perché insomma era un buon trucco, un buon strumento per accompagnare il lettore nella scoperta di questo altro che è la città di Bolzano, e ci è venuta naturale l'idea di mettere un personaggio che fosse straniero a quel luogo, che quindi dovesse imparare tutto da zero. E naturalmente dico, così come nella scelta dell'ambientazione, le nostre storie personali hanno avuto un peso significativo, naturalmente Bolzano è il luogo di origine di Jadel, è quindi un luogo che lui conosce a menadito e ha una conoscenza che va molto oltre naturalmente quella che è la conoscenza classica dell'italiano medio riguardo a Bolzano, che appunto generalmente si ferma ai mercatini di Natale e via dicendo. E d'altro canto ci voleva appunto anche l'altra metà, quindi perché non mettere in questa strana città con problemi identitari una persona che viene dall'altro capo d'Italia, quindi un siciliano, un messinese, nello specifico io sono di Messina. E il fatto che io sia di Messina e che Tanino sia di Messina ha una motivazione in realtà, al di là appunto della mia provenienza, insomma, quindi del fatto che conosco la città, ma questo è poco rilevante, perché Messina è fra le città siciliane forse probabilmente è quella che più, più ci faceva gioco nell'ambientazione bolzanina per la questione identitaria, perché è la meno siciliana delle città siciliane, è quella che ha un'identità più malleabile, certo. Diciamo. È una città un attimo. Guglielmo, ti interrompo un attimo, perché prima, a parte la domanda di Adriana, le discussioni alcoliche con quale bevanda, vino, birra, ditecelo voi. Non ricordo, ma probabilmente entrambi, dico, le discussioni sono state varie. Valeria invece ci chiedeva, e visto che stiamo parlando appunto di Messina, quali sono gli stereotipi sulla Sicilia? Stereotipi sulla Sicilia, diciamo, che ne sono carrettate. Il traffico? Il traffico, naturalmente, quello è fondamentale, l'Etna anche lì, però dico, è quasi, come dire, quasi banale ricordarli, però tutte quelle cose che ti fanno sentire, come dire, a casa, quando... Come? L'Etna ci ricorda, Emanuele, L'Etna. Che è siciliano anche lui. L'Etna. Cioè, l'Etna e il traffico sono fondamentali. Il romanzo si apre quasi subito con Tanino che si lamenta del cibo a Roma, e le arancine o gli arancini, poi dipende in che parte della Sicilia sei, si lamenta e parla di questo. C'è da dire che il personaggio a un certo punto, un personaggio dice all'altro, devi fidarti degli stereotipi perché non sono quasi sempre veri. Questo è un lavoro che abbiamo cercato di fare anche secondo me sul romanzo. Abbiamo preso gli stereotipi e li abbiamo fatti esplodere, abbiamo portato i nostri personaggi alle estreme conseguenze, e secondo me, non so se ci siamo riusciti, questo ovviamente devono stabilirlo i lettori, gli stereotipi all'inizio ci sono tutti e poi piano piano abbiamo provato a disgregarli, a disintegrarli senza annullarli del tutto.
In questo pensavo a quello che di cui dicevamo prima, Carl, ad esempio, invece è straniero a se stesso, soprattutto perché Carl ha una madre italiana e un padre tedesco ed è una cosa inaudita, o lo era all'epoca in cui è nato Carl, perché è over 50 quest'uomo, ed è soprattutto straniero a se stesso. Carl ha decisamente dei grossi problemi di... dei grossi problemi di identità, non solo linguistica, ma anche mentale. Vabbè, sì. È un personaggio molto particolare, Carl, che infatti si scontra, però anche si trova con invece la personalità di Tanino. Visto Giadel che l'hai, ragazzi, adesso arrivate, state scrivendo tantissimo, però... Ma le donne, perché sempre già le scritte da uomini su uomini? Diteci se ci sono personaggi femminili che gli stessi hanno un ruolo. Vi fermo però, rispondiamo ad Antonia dopo, okay. Perché io ne approfitto per leggere, visto che ne abbiamo parlato, non è l'incipit, è il capitolo 1 del romanzo, dove quello di cui tu appunto prima stavi, perché io l'ho trovato adorabile, per diversi motivi, poi casomai in privato vi spiegherò perché. Allora, tutta quella brava gente, capitolo primo. Il bar puzza di fritto e di un sentore che a Tanino Barcellona ricorda i turni in mensa al servizio militare. Sotto le armi, mensa e cucina erano le corvée più odiate, lo schifo dei depositi di pasta brulicante di scarafaggi, le carni congelate 20 anni prima e soprattutto, almeno per lui, quell'odore che si attaccava addosso, un misto di sugo di carne decomposta e detergente. Non è un tipo schizzinoso, ma quell'odore era davvero offensivo. Era la promessa di una cosa buona come il sugo della mamma, tradita dalla corruzione del mondo e trasformata in parodia, nella sua versione malvagia. Ragù di zombie lo chiamavano. Ecco, questo bar puzza di fritto e di ragù di zombie. Basta. Volevo leggere questo pezzo perché è fantastico. Cioè, è... Come diceva prima Adriana, forse, che la cucina è una splendida cartina tornasole della tavola, anche a Bolzano unisce o divide, parola di gourmet, è proprio quella roba lì. L'identità, anche lo stereotipo, nasce dalla cucina e dalla lingua. Ma infatti una delle prime discussioni di questa strana coppia avviene in quello che a Bolzano si chiama il brat. Ora, sì. Il brat è un'entità un po' strana, è una specie di... è un luogo, ad esempio un parquet, può essere un parcheggio in cui c'è una baracchina che fa il currywurst, il bratwurst, cioè i wurst alla brace, dove si mangiano queste cose di notte, quando hai finito le speranze di aggirarti in qualsiasi locale decente, finisci al brat. Ecco, Carl e Tanino si trovano proprio di fronte al brat e mangiano delle cose agghiaccianti e Tanino fa naturalmente subito il suo primo commento sulla cucina bolzanina e si chiede come cavolo facciano a sopravvivere senza farsi scoppiare il fegato in quel modo lì. Certo, poi scopre che in realtà ci sono tantissime cose buone. Hai colto un punto, secondo me, interessante, e cioè che questo qua, sì, è un noir, è un giallo. Noi non siamo, come diceva Guglielmo prima, il nostro primo approccio al giallo, e non siamo abituati a scrivere di giallo. E non siamo neanche lettori, in realtà, di giallo, o comunque poco. Però abbiamo voluto infilare in questo romanzo non solo una parte che ha a che fare con una riflessione sull'altro da sé, una riflessione quasi filosofica, senza esagerare naturalmente, o una riflessione storica su degli eventi storici, ma abbiamo voluto anche infilarci un côté, non dico comico, ma un po' di ironia l'abbiamo voluta spendere in questa vicenda, no? A partire proprio dall'alchimia della strana coppia. È vero. A partire anche dalla cucina, in realtà, oltre che dall'alchimia della strana coppia, perché giustamente Mariana ha menzionato il primo capitolo con gli arancini, ma appunto c'è, come dire, è un filo conduttore, nonostante non abbiamo voluto esagerare con le descrizioni di cibo, perché proprio per non cadere ovviamente nello in un eccesso di stereotipo. Con gli stereotipi ci giochiamo, come diceva Giadel, ed è divertente farlo, però con qualche misura. Però ci siamo resi conto, anche rileggendolo, che ogni volta che Tanino, evidentemente perché è lui che entra in contatto a poco con le varie realtà,
e lo fa sempre o quasi sempre, spesso attraverso un filtro che è un filtro gastronomico, culinario, oppure nel momento in cui lui insomma, ha un momento di difficoltà, quasi di scoramento, e cerca e trova qualcosa che gli ricordi il meridione, entra in un bar attratto quasi dallo squallore provinciale che gli ricorda i bar. Ah, sì. Il bar di paese e incontra, diciamo, è spinto da una simpatia immediata proprio perché gli viene servito un gelato che non ha niente a che vedere con i gelati che fanno da Roma in su, ma è qualcosa di assolutamente tipico del meridione. Prima ho visto, insomma, il commento di, adesso non mi ricordo chi, di qualcuno che menzionava la granita con panna, caffè con panna, che è tipica di Messina. Ecco, la granita al caffè a Messina è sublime. Confermo, tra l'altro. Sicuramente sublime, questo è certo, ed è un momento, come dire, un gioco di memoria che quasi prende tanino alla gola nel momento in cui assaggia questo gelato. E poi naturalmente la situazione evolve, ha un peso nella trama, nel plot, ma insomma, naturalmente non lo anticipiamo, ma parte da lì, il filtro comincia proprio lì. Ma tutti parlano di arancini così, ma nessuno che parli di Kaiserschmarrn, di Strauben. Ne parliamo noi, però. Di Kaiserschmarrn. Vabbè, io posso dire una cosa. Non mi ricordo se ne parliamo qui. Però... Kaiserschmarrn no, forse nel secondo. Sì, nel secondo. Una cosa, e la dico io adoro il pane che mangiavo quando lavoravo a Bolzano, perché ho lavorato anche lì, che è quello che non mi ricordo più come si chiama. Brezel? Bravo, ma proprio mi piaccio da impazzire. Vabbè, ma lì ci sono i Laugen. E mi piacciono anche il... c'era un'altra cosa che mangiavo che era tipo il Kren, forse si chiamava. Sì, Raffano, certo, Raffano. Raffano, bravissimo, che accompagniamo con lo spezzo. Ho visto una domanda, ci chiedevano... Sì, no. Allora, ho visto due o tre domande. Allora, una la riprendo proprio dall'inizio. Dai, la Antonia, vero? Esatto, le donne, come facciamo a scrivere assieme l'MIT? Rispondo subito alla prima, sì, sono stato writer in residence all'MIT nel 2013. Non so bene neanche io come sia successo, ma è successo. Era Valeria. Hanno sbagliato persone. Ah, sì, hanno chiamato qualcun altro, evidentemente. No, in realtà erano interessati alla scrittura collaborativa. Io e Guglielmo facciamo anche parte di un altro collettivo di scrittori che si chiama Kaizen, e da anni portiamo avanti esperimenti di scrittura collettiva, non solo internos, ma anche allargati alla comunità. E erano interessati a questo, e quindi io sono andato a Boston, a Toronto, a New York, a fare dei lavori in questa direzione. Come lavoriamo insieme? Ogni romanzo ha un suo modo. In questo caso abbiamo scritto la trama, proprio ci siamo incontrati diverse volte, le famose riunioni alcoliche, anche se io adesso sono diventato astemio, ma ci siamo incontrati e abbiamo buttato giù tutta la trama assieme. Dopodiché, se non erro, per questo romanzo abbiamo fatto proprio capitolo 1, capitolo 2, capitolo tipo io quelli dispari e lui quelli pari o viceversa, insomma. Più o meno è andata così, no? Dopodiché, una volta in fase di riscrittura, ad esempio, io mi sono forse più concentrato sull'approfondimento di determinati personaggi bolzanini, lui ovviamente sulle questioni siciliane, però non è che io mi sono occupato di Carla e lui di Tanino, questo vorrei subito metterlo, vorrei subito metterlo in chiaro. No, in questo ci aiuta anche la consuetudine ormai appunto quasi ventennale. All'inizio chiaramente poteva essere più complesso, poteva richiedere più tempo in realtà il mettersi d'accordo su certe cose, su come scrivere, come affrontare una situazione, un personaggio, eccetera. Adesso direi che ci viene molto naturale, molto, molto semplice. Sì. L'elemento di partenza, credo comunque per qualunque tipo di scrittura collaborativa, di scrittura collettiva, è l'affinità.
che poi magari si trasforma nel nostro caso sicuramente in amicizia, quasi fraternanza, se hai un'affinità intellettuale è da lì che devi partire assolutamente, da quella condivisione che va oltre l'oggetto che stai scrivendo in quel momento, condividere immaginari, condividere letture, gusti, modi di scherzare, gusti per i film trash degli anni 70, qualunque cosa, però può essere qualunque cosa, ma che ti fornisca un terreno sul quale camminare insieme. E quindi sì, è una questione di tecnica narrativa, e c'è ovviamente anche quello, è proprio una questione di camminare insieme per un tempo sufficientemente lungo. No, poi abbiamo usato anche un'altra tecnica, se vuoi, strana, che ha a che fare anche col titolo del romanzo. E abbiamo ascoltato la stessa musica mentre scrivevamo, e quindi avevamo una specie di ritmo che ci accompagnava, che ci dava un po' il passo della situazione, e in qualche modo ha contribuito anche a risolvere una questione narrativa che non avevamo ben focalizzato. L'ascolto di una determinata canzone ci ha fornito una soluzione anche al giallo. Giadel, ti interrompo, perché al titolo ci arriviamo subito dopo, perché invece volevo recuperare, visto che stavamo parlando, benissimo, la domanda di Antonia. Ma le donne, perché sempre gialli scritti da uomini su uomini? Diteci se ci sono personaggi femminili e se gli stessi hanno un ruolo. E allora ditecelo, avanti. Beh, sì, ci sono... Esatto. Sì, ci sono gialli scritti da uomini, purtroppo in questo caso non potevamo fare altrimenti. Cioè io ho cercato di convincerlo, ma non c'è stato verso. Non sono ancora pronto. Quello che potevamo fare abbiamo cercato di farlo, nel senso ci sono vari personaggi femminili che all'inizio naturalmente non sono proprio al centro dell'azione. I protagonisti sì, sono i due poliziotti maschi, però man mano che va avanti la narrazione e la trama cominciano a acquistare sempre più peso. C'è Giulia, che è una collega di Tanino e di Carl, che soprattutto con Tanino comincerà ad avere una collaborazione molto, molto importante, e c'è Angelica Guidi, che è il boss, che è il capo, che è il primo dirigente della mobile, che è diciamo il reparto nel quale tutto avviene, e loro lavorano, la mobile di Bolzano. E il primo dirigente è appunto una donna, ed ha un ruolo interessante, direi. Sono sia Giulia Tinebra che Angelica Guidi, in realtà facendo questa cosa hai fatto un piccolo spoiler, però vabbè, che Angelica Guidi, se non lo dicevi non si accorgevano. Vero. In effetti no, però vabbè, che Angelica Guidi e Giulia sono poi personaggi che crescono, e nel secondo romanzo, che deve ancora uscire ma che abbiamo già consegnato, sono molto più centrali e molto più presenti. Però sì, noi siamo esponenti del sesso stupido e non ce la sentiamo di scrivere ancora con delle donne assolute protagoniste. Però ci siamo quasi, anche se in realtà nella strategia della Rieti, il nostro vecchio romanzo, di quattro personaggi un personaggio protagonista era una donna. È vero. E c'è anche un altro personaggio femminile, secondo me fondamentale, Barbara, che è la figlia di Karl Rottensteiner, Elke Rottensteiner, che è una figura chiave su cui si basa tutto l'equilibrio di questo personaggio, che è un po' straniero in terra straniera. E allora io sfrutto la domanda di Valeria per tornare invece a quello che avevamo già accennato, tutta quella brava gente e la musica, qual è il collegamento che unisce il titolo del romanzo alla musica che ha dettato il ritmo della vostra scrittura? Il grandissimo Nick Cave, in questo caso. Grazie. In particolare... per quanto riguarda il titolo, una canzone che si chiama Jubilee Street. Guarda, c'hai la chitarra lì dietro, prendila un attimo, io prendo il basso. Vabbè, sì, possiamo, se vuoi. Anche le dite. Sì, sì.
dicevo, Jabari Street è una canzone che ci è venuto in soccorso, come anticipava prima Jadel, perché c'è un momento, c'è stato un momento della scrittura del romanzo in cui non avevamo ben chiaro come affrontare uno snodo della trama e come fare a far succedere determinate cose. E c'eravamo un po' impallati, insomma, niente di gravissimo, però era qualche giorno che giravamo a vuoto. E proprio ascoltando Nick Cave e questa canzone, ricordo che la stavo ascoltando al telefonino mentre andavo a buttare la spazzatura, se vuoi il momento esatto, insomma, è una canzone molto narrativa in realtà, insomma, come di solito le canzoni di Nick Cave, quindi ti dà delle immagini fortissime, immediate. C'è questa ragazza che ha un taccuino nero, no? Sul quale il mio nome è scritto su ogni pagina, dice a un certo punto. E questa cosa ha cominciato a girarmi in testa e mi è venuta una porzione di idea. Allora ho chiamato subito il socio, gli ho detto: senti, ma questa situazione secondo te potrebbe andare in questa direzione? E lui, naturalmente, che è ancora più fanatico di, anzi molto più fanatico di me di Nick Cave, si è preso benissimo e ci ha rimuginato anche lui e siamo venuti insomma alla quadratura del cerchio. A quel punto, quando il romanzo era finito, ci sembrava giusto, anzi doveroso, fare un omaggio al proprio, insomma, tutta quella brava gente è la traduzione di All Those Good People Down on Jubilee Street, They Ought to Practice What They Preach. Tutta quella brava gente lì a Jubilee Street dovrebbe razzolare per come predica. Esatto. Che è la chiave di lettura di tutto il romanzo, non vi diciamo perché, naturalmente. Certo. Esatto. Cioè, non l'abbiamo attaccata lì a caso, ecco. No, è la chiave. Tra l'altro il romanzo aveva un titolo di lavoro che era diverso, si chiamava Tempesta di Vetro. L'editore lo preferiva addirittura, noi abbiamo detto no, guardate, quello è solo il titolo di lavoro, secondo noi deve chiamarsi Tutta quella brava gente. Non erano molto convinti, poi in realtà anche l'editor, dopo averlo riletto una seconda volta, ha detto no, è assolutamente è il suo titolo. Io leggevo una domanda, ci dicevano: era un secondo romanzo già scritto? Sì, il secondo romanzo già scritto. Sarebbe una serie bellissima, una serie TV? Sì, sarebbe una serie bellissima, una serie TV, ci piacerebbe tantissimo. Naturalmente questo non dipende da noi, però effettivamente abbiamo scritto sia il primo che il secondo, non dico pensando a una trasposizione, però ha sicuramente un incedere cinematico, comunque ha un incedere dinamico di quel tipo lì. Chi l'ha letto forse se ne è accorto, insomma, a un passo rapido, a un passo di quel tipo. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di substrati che hanno a che fare con tutta quella brava gente, con l'alterità, con le due città di cui parlavamo prima, con la città tedesca, con la città italiana, con la città piena di monumenti del fascismo, con i residui, no? di un certo tipo di storia, di certe ferite. Che nel secondo siamo andati ancora più a pescare, a riflettere su certe cose, no? Ad esempio il basso rilievo di Mussolini finito nel 57. Insomma, a Bolzano abbiamo anche queste cose qua. Le cose peggiori, insomma, serial killer, bombe, allora, basso rilievo di Mussolini. Mi attacco a quello che tu stai dicendo e poi recuperiamo anche la domanda di Adriana. Purtroppo il tempo ci è tiranno, però insomma cerchiamo di dare soddisfazione a tutte le domande che ci state scrivendo. Mi attacco a quello che tu hai appena detto, Jadel, cioè al volto nascosto di questa città, per fare una piccola osservazione da lettrice oltre che da libraia. La capacità di quello che voi scrivete come autori, ma soprattutto come collettivo, e in questo momento mi rifaccio anche a un altro libro che avete pubblicato, era un mosaic novel pubblicato da Bonpiani. Sperate che adesso guarda che io sono Cronache dalla, questa è la mia cosa, Cronache dalla Polvere, dove abbiamo tantissimi autori, ci siete anche entrambi, c'è anche la carissima Nicoletta Vallorani che è in area di Campiello, si dice, vabbè, non di qua. Io a Nicoletta darei tutti i premi possibili e immaginabili, anche sui libri che non ha scritto, cioè, esatto. Le voglio veramente tanto bene, mi
E quindi, ecco, adesso mi sono persa. No, ecco, una cosa bella che io ho apprezzato da lettrice, poi anche da libraia, sia in Cronache della Polvere, sia in Tutta quella brava gente, è questo. Grazie a una narrazione che può avere qualsiasi, che può essere di qualsiasi genere, di qualsiasi piglio, può avere qualsiasi protagonista, però io sono riuscita a scoprire una faccia della realtà e della storia che non conoscevo. Quella del terrorismo del bus e via discorrendo a Bolzano, quella invece della, di ciò che accade nel, per quanto riguarda la trama, diciamo, del colonialismo italiano in anni terribili. E questo è molto bello, secondo me. Ne siete consapevoli? Siete consapevoli di questa cosa? O vi è uscita fuori del tutto così? Casuale. Beh, naturale, guarda, noi siamo... ma guarda, in realtà non credo ci sia motivo più importante e più sano di scrivere se non quello di comprendere meglio il mondo. Cioè io, quantomeno per quanto mi riguarda, ma penso che anche Giadel sia d'accordo, io scrivo per capire meglio ciò di cui scrivo. E anzi... mi rendo conto di sapere qualcosa, di avere capito qualcosa solo dopo averne scritto, paradossalmente. Cioè uno prima, in realtà, teoricamente dovrebbe prima capire la cosa e poi scriverne. Cioè, io faccio un qualcosa di inverso, cioè non posso dire di avere davvero compreso qualcosa se non prima ne scrivo. Nel momento, per me scrivere è proprio acquisizione di conoscenza, perché è come mettere alla prova della pagina, della razionalità interiore, interna della lingua, quelle immagini, quelle impressioni vaghe che mi fluttuano nel cervello, che prima di essere organizzate sistematicamente dalla lingua, è messe alla prova. Anche sia dalla grammatica e dalla sintassi che dalla logica e dalla razionalità. E prima di questo processo io non riesco a essere davvero convinto di sapere qualcosa. E credo forse questo lo trasferiamo nella scrittura e lo diamo ai lettori. Questa è la mia, come dire, i miei cinque pens. Giadel? Se volete i miei... perché 5? Non sono 2, vabbè. 5, 2. Esagerato, no? Vedi, uno sborone, come si dice qua a Bologna. Sono d'accordo con Guglielmo. Ci sono dei fili che si collegano anche in modo strano tra questi due lavori diversissimi tra loro. Uno, lo dicevo prima, si parla comunque di colonialismo italiano. Uno è il colonialismo in Africa, l'altro però è il colonialismo in Sud Tirolo. Dicevo prima, Sud Tirolo è una colonia. È vero che l'Italia ha a che fare con una storia complicata in entrambi i casi, e in entrambi i casi forse una storia rimossa. Certo, quella del Sud Tirolo è andata diversamente. Quella del colonialismo in Africa è una storia che noi abbiamo rimosso totalmente dall'orizzonte storico e psichico anche di noi italiani, per diverse ragioni. Abbiamo messo tutta questa sporcizia sotto il tappeto, ma ormai il tappeto ci superava in altezza e quindi in qualche modo doveva uscire. Non era ancora stato fatto a livello narrativo, o poco, un lavoro di questo tipo. Naturalmente a livello storico e saggistico ci sono i saggi di Del Boca, i saggi di Campbell, ci sono dei libri strepitosi, delle porcherie terrificanti e terribili che abbiamo fatto in Africa. L'idea era quella di smontare l'archetipo, il topos dell'italiano brava gente. Non è vero. Sono sempre stati peggio i tedeschi, mai nazisti in confronto. No, non è vero. Noi abbiamo fatto delle cose agghiaccianti, se leggete Cronaca dalla Polvere, ma se leggete un saggio meglio, se andate alla scoperta di quello che è successo, scoprirete ad esempio che il massacro di Debra Libanos è quello sì un giorno del ricordo. E infatti in Etiopia è il giorno del ricordo, perché noi italiani in 3 giorni abbiamo ammazzato 100.000 persone, di cui praticamente il 99% erano civili, tra cui donne, vecchi e bambini, e l'hanno fatto anche dei civili. Per questo dico che è un rimosso anche psichico,
probabilmente molte persone tornate dall'Africa non solo non hanno raccontato alle loro famiglie e agli altri quello che è successo là, non l'hanno fatto perché probabilmente hanno partecipato a quello che è successo. E quando Mussolini ha dato l'ordine a tutti i civili di massacrare chi volevano dopo l'attentato al viceré, ed è successo che gente normale è uscita di casa e ha sprangato e ha spaccato delle teste di bambini con delle spranghe, beh, io se fossi tornato da un'esperienza del genere forse non ne avrei parlato. E quindi il colonialismo italiano è un grosso rimosso, sia storico che psichico, e quindi mette in moto delle forze ectonie che a un certo punto devono uscire da qualche parte. È un po' una pentola a pressione. Noi scrittori siamo delle antenne e captiamo. Io era da tempo che lavoravo anche a fianco di Buminghe, a fianco di progetti come Resistenza in Cirenaica sul colonialismo italiano, e Cronache dalla Polvere è uscito proprio in diretta. Ma tutta quella brava gente, secondo me, in qualche modo, anche inconscio se vogliamo, è andato a lavorare anche in quella direzione, a lavorare sul rimosso, sui rimossi psichici, e infatti, in quanto a rimosso psichico, beh, Carl, come dire, c'ha dei problemini con il rimosso psichico, ogni tanto, come dire, il rimosso torna e son cazzi. Eh sì. C'è anche la questione degli tanti nel romanzo, no. O perlomeno c'è tutta la questione, ovviamente, relativa ora, allora, gli optanti, no, perché capisco che non è una cosa. Gli optanti sono le persone che furono costrette, vennero messe di fronte a una scelta, o tra Mussolini, dovevano scegliere tra Mussolini e Hitler. Bolzano ha anche quest'altro primato, è stata l'unica città sotto due dittature, quella nazista e quella fascista. A un certo punto gli abitanti di lingua tedesca del Sud Tirolo vennero messi di fronte a una scelta: o restate qua e diventate italiani, e dopo vi dico che cosa comporta, e dopo vi dico che a un certo punto ho messo le bombe, ma forse l'avrei messa anch'io, oppure ve ne andate nei territori del Reich. Ora, se decidevate di andare nei territori del Reich, tutti i vostri beni e le vostre ricchezze però dovevate lasciarle in Italia. Allora. E diceva, se decidevate di rimanere, quindi di fare l'optante, di optare per restare in Italia, dovevate parlare italiano, cambiare, ma anche in casa, cioè infatti nacquero le catacombe di Schule, cioè le scuole nelle catacombe come ai tempi dei cristiani, e addirittura vennero cambiati non solo i toponimi e quindi i nomi delle città, delle strade, dei fiumi, delle montagne, ma vennero cambiati i nomi delle famiglie sulle lapidi. Quindi se la tua famiglia si chiamava Weiss, ti ritrovavi una lapide con scritto Bianchi, ok? Quindi dovevi completamente rinnegare la tua cultura. È per quello che quando ogni tanto qualcuno mi racconta la leggenda urbana, ah sì, te in Bolzano, sono stato a Bolzano, ho chiesto un caffè e non me l'hanno dato perché parlavo italiano. Vero. Boh, secondo me è un po' una leggenda urbana. Non è vero, posso testimoniarlo. Ma se ti succede, beh, c'è un motivo. Prova a pensare, no? Prova a pensare. C'è se ti fossi trovato nella situazione dell'altro, no? Beh, sì, effettivamente non affrontiamo, comunque in questo libro non affrontiamo direttamente la questione optanti, però questi due aneddoti, chiamiamoli così, insomma, che se è un termine forse non ci sta molto bene perché è troppo dolce, sono centrali nella acquisizione di consapevolezza, nel racconto che proprio Rothensteiner fa a Tanino. Per sintonizzarlo un po', per fargli capire con che cosa ha a che fare, qual è il luogo nel quale è finito. Naturalmente abbiamo cercato di far passare delle informazioni sul luogo attraverso la trama, non potevamo naturalmente essere troppo pesanti in questo, però nel momento in cui Rothensteiner gli deve dare delle coordinate per fargli capire che cosa significa il terrorismo irredentista, perché è qualcosa che può assomigliare, magari in Tirol può assomigliare agli estremisti di destra italiani, ma è comunque qualcosa di allo stesso tempo di molto diverso, per cui se metti magari
l'esempio che lui fa, guarda che se metti un fascista e uno di Antirol nella stessa stanza, i mobili non rimangono interi molto a lungo. Tannino, insomma, questa cosa lo stupisce, perché quel tipo di approccio di terrorismo lui lo aveva incasellato come semplicemente terrorismo di destra, fascista, quello che vuoi. È qualcosa di diverso, è qualcosa che assomiglia ma è diverso. E questo costante imparare ciò che assomiglia ma non fino in fondo è un esercizio che accompagna Tannino fino alla fine del romanzo. Beh, Tannino si trova di fronte, secondo me, a una situazione che non capita spesso, e cioè capisce che l'altro è lui. Sì. Cioè, quando tu parli degli altri ti rendi conto che l'altro sei tu, quello è il momento. E lì viene fuori la sua messinesità, in realtà, cioè l'identità di un luogo che non ha una forte identità. Esatto. In un luogo invece che anche gli permette... che gli permette di, gli permette, insomma, fa sì che lui prenda quel taccuino e comincia ad annotarsi le parole in tedesco, perché vuole imparare, perché comunque forse questa carenza identitaria gli dà una maggiore apertura. Non rimane arroccato nel suo essere siciliano, cosa di cui lui è comunque fiero, non se ne vergogna, anzi lo ostenta pure. Però questo essere... un siciliano con una gradazione identitaria diversa, diciamo così, e gli consente un'apertura che altrimenti probabilmente non avrebbe. Ma sì, no, certo. Tannino, tra l'altro, che l'avrebbe, dai. No, ma poi voglio dire, Tannino in poche settimane impara più parole tedesche di quelle che un normale bolzanino impara in 20 anni di scuola. Vi assicuro. Tanta la sua curiosità, e forse quello che dice Guglielmo è vero. Tannino è fuori dagli stereotipi della sicilianità a cui tutti siamo abituati. Carl invece no, è dentro a tutti i suoi stereotipi. Cioè, io lo vedo molto, nonostante sia un personaggio che non vuole stare al suo posto mai, e entrambi sono due personaggi che non vogliono stare al loro posto, però tutto quel background, se così vogliamo dire, che lo riporta anche a livello inconscio nel suo essere così com'è, risente tanto degli stereotipi dell'essere di Boston. Ma lui, per Carl, gli stereotipi sono un'ancora di salvezza. Certo. È l'unica cosa che riesca a definirlo, perché nel momento in cui non ha quest'ancora di salvezza che lo comprime all'interno di un'identità ben precisa, succede nel romanzo. Sì. Non dobbiamo però dirlo. Lo lasciamo come ricerca dei nostri... Io ho letto un paio di commenti, c'è anche chi fa la sceneggiatrice alla Scuola di Cinema di Firenze, se può interessare, ma direi proprio la nostra Antonia del Sambro, che dice: io fo la sceneggiatrice alla Scuola di Cinema di Firenze, se può interessare. Interessatissimi, ovviamente. Mariana ci metterà in contatto. Ci metteremo in contatto. Sara dice: Tannino da buon uomo di mare dimostra una grande apertura mentale, ma dobbiamo fermarci qui. Le domande e i vostri commenti sono tanti, magari quando poi avrete 2 minuti di tempo li andrete a riscorrere, così magari vi potete anche rispondere, insomma, privatamente a quello che loro scrivono, per chi ha un profilo, se no glielo si fa prestare. Colpa mia, non sono come non sono avvezzo al giallo, non sono avvezzo a Facebook. Non è obbligatorio averlo, lo sapevi? Anzi, forse è una salvezza. Guarda, non c'ho manco WhatsApp, cioè figurati. Così si fa, così. Purtroppo il Salone del Libro sezione agenti vendite è stato sospeso. Vabbè, un bel film o serie TV, chi lo sa, chi può dirlo? Mi piacerebbe che qualcuno prendesse questo nostro bambino difficile, come diceva Hoffman dell'LSD, e ci facesse quello che vuole. Dallo Schiavone ad Aosta, sino a Tannino, a Tannino a Bolzano, io preferisco Tannino a Bolzano. Posso dirlo? Secondo me lo Schiavone... No, non lo dico. No, sì, ti vuol dire. 90 minuti di applausi. Non si può dire, però io preferirei 1000 volte Tannino a Bolzano.
magari in privato vi spiegherò anche perché. Ragazzi, 19:26, io so Giadel che tu hai un altro appuntamento da qui a pochi minuti con l'altro continente, per cui io vi ringrazio, Guglielmo e Giadel, di essere stati qui. Grazie a voi, grazie a te Mariana. Grazie per aver animato questo nostro venerdì. Vi disconnetto dallo stream perché ho un'ultima comunicazione da fare a chi ci sta seguendo e a fino ad oggi. Ciao, ciao ragazzi, buona ciao. Serata. Ciao. Eccomi qua. Allora, intanto ringraziamo i nostri ospiti di questa sera per essere stati con noi e aver retto questa ora di domande fulmine che ci avete posto, che avete loro posto. Io vi ricordo che il libro Tutta quella brava gente è disponibile sul nostro bookshop, potete ordinarlo e noi ve lo recapiteremo a partire da martedì, quando appunto riprenderemo le attività dopo questa brevissima pausa pasquale. Se mi state chiedendo se le librerie aprono, perché me lo state chiedendo da praticamente da questa mattina, io sarò sincera. Vorrei tanto che le librerie aprissero, ma la situazione lì fuori non è per niente semplice ed è molto lontana dall'essere risolta. Per noi aprire vuol dire purtroppo mantenere delle distanze che non sempre il libro ci permette di garantire, e sinceramente da libraia sono molto 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 combattuta. Da una parte vorrei tornare a rivedervi tutti, dall'altra so che molti di voi fuori non ci escono, e che forse ancora per un pochino dobbiamo stringere i denti e continuare a vederci così, in diretta, in streaming, online. Tra parentesi, e qui vi sto dando una chicca, sì Valeria, non lo so, guarda, la situazione non è positiva, Valeria, stai piangendo, mi dici di no, però sono tante le persone che ancora non stanno bene, i contagi non, sì è vero che stanno diminuendo, ma sono tanti ragazzi, sono tanti, se cediamo adesso, buona, ha chiuso per 100 giorni, non volevo dirvelo, noi 30, 35, non lo so. Lo sappiamo, lo so, vale, lo sappiamo. C'è un po' di retorica, c'è anche un po' di ragione, insomma, ce ne sono tanti. Magari uno di questi giorni ce la prendiamo e dopo la pausa pasquale vedremo come va, che cosa decide il nostro governo e ne parleremo insieme. Io però vi ricordo e vi voglio annunciare che da martedì, se tutto va bene, apriremo il covo virtuale. Piacevolissima ora, grazie, complimenti, grazie a voi. Non si sta bene, no Valeria, no, assolutamente. Apriremo il covo in modo virtuale, una stanza come, apriremo una stanza virtuale dove poterci incontrare, voi avrete un link al quale potrete connettervi e magari invece che per WhatsApp potremo vederci qui dal covo come mi state vedendo adesso, però in sessione privata e quindi non in diretta live. Quindi per ora è tutto, io vi consiglio di andare a sbirciare il nostro programma del venerdì Nero Rizzoli che abbiamo pubblicato proprio questa mattina, perché attenzione, attenzione, saranno dei bellissimi venerdì. Tutto quello che vorreste poter leggere e sentire in una bella chiacchierata come quella di questa sera lo potrete fare tutti i venerdì insieme a noi con questa bella iniziativa per la quale dobbiamo ringraziare appunto Rizzoli. Dal covo della ladra è tutto, io vi saluto e come sempre leggete, 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 perché ormai lo dovreste sapere, leggere rende liberi, non è retorica, è la verità, basta, l'ho detta. Ciao ragazzi e buona Pasqua per chi ci crede e se no buon weekend per chi no. Ciao!